Siamo con Dino Ferrara dell'ASC, Assemblea Sociale per la Casa, e dell'ADL COBAS. Voi questa mattina siete al portello, un sit-in di protesta, perché secondo voi l'ATER conta solo bugie? Sì, questa mattina appunto abbiamo deciso di riaprire simbolicamente questo immobile grandissimo, lasciato vuoto da più di 5 anni, di proprietà pubblica con gestione ATER, perché appunto è da mesi, se non da anni, che ascoltiamo delle bugie. Abbiamo scartato per tanto tempo le risposte di uffici casa, le risposte dell'ATER, le risposte dei servizi sociali, che continuavano a dire e continuano a dire tuttora che il problema abitativo non può essere risolto perché i comuni hanno poca disponibilità di appartamenti, alloggi da destinare alle famiglie sotto sfratto esecutivo e in generale alle famiglie in difficoltà. Beh, questa di oggi è un po' la dimostrazione, se ve ne fosse bisogno, che questo non è vero. Oggi abbiamo riaperto questo grandissimo immobile con più di 46 appartamenti dentro, che potrebbero essere destinati tranquillamente alle famiglie in difficoltà. Questo è solo uno dei palazzi qui nel quartiere Portello, quartiere che storicamente ha visto anche le lotte per il diritto alla casa, ma possiamo fare un giro per tutta Padova per vedere centinaia e centinaia di appartamenti spiti di proprietà dei comuni, dell'ATER, di grandi banche, di fondazioni, che invece di essere destinati alle famiglie che ne hanno bisogno sono messi in vendita non si sa a chi, con aste che vanno al 90% quasi sempre deserte, non comprati da nessuno, proprio perché non c'è la possibilità di comprare le case. Noi abbiamo chiesto tantissime volte che questi appartamenti vengano messi a disposizione, ma ripeto, la risposta che ci viene data di solito è quella là, che non ci sono appartamenti da mettere a disposizione. Tenuto conto anche del fatto che sta parlando di famiglie, noi ne seguiamo più di 70 in questo momento, che da anni hanno fatto ogni anno la domanda per la casa pubblica, famiglie che sono regolarmente inserite in graduatoria, tante di queste famiglie anche con punteggi abbastanza alti, non capiamo veramente perché ci siano ancora questi immobili sfitti, ma queste famiglie non si è data una possibilità. Siamo andati anche in prefettura lo scorso 21 febbraio a parlare con il prefetto proprio per chiedere questo, il blocco immediato di tutti gli sfratti e l'assegnazione e la non svendita del patrimonio pubblico. Queste sono le nostre richieste, sono le nostre domande che vogliamo fare all'ATER e al Comune. Siamo stanchi, abbiamo dei casi molto urgenti, solo 3 famiglie che sono qua con noi sono state già sfrattate negli scorsi giorni. Almeno queste famiglie chiediamo che siano subito sistemate e che per tutte le altre venga fatto un vero piano casa che metta a disposizione questi alloggi per chi ne avesse bisogno.